Eccoci di nuovo con il giro turistico all'interno della Sabina e oggi presentiamo il castello di Montenero Sabino. La storia di questo paese, la storia di questo castello risale ai primi dell'anno 1000. Già dal 1023 si hanno le prime notizie del nome Montenero, proprio perché intorno alla zona di Montenero esistono tuttora dei boschi molto scuri e soprattutto la pietra è molto nera, data la forte presenza di pietra focaia. Nel 1085 circa venne eretto questo castello, con cinte murarie ovviamente ampliate nel corso dei secoli, e come potete vedere comunque è rimasto ben poco, diciamo, delle prime cinte murarie originali. Qui intorno ci sono comunque ancora alcuni ruderi, e le merlature del castello erano di tipo guelfo. Nel corso dei secoli ovviamente passò a vari nobili, insomma, prima appartenendo ai Lavi, dopodiché passando in mano agli Orsini, che nel 1503 salvarono il castello dalla distruzione voluta da Papa Alessandro VI, in quanto, secondo una sua legge, tutte le rocche sotto le 40 miglia da Roma dovevano essere distrutte. Dal 1500 fino a metà 1700, ovviamente, la proprietà passò di nobile in nobile. L'agricoltura principale del paese si basa sull'olivo, e perché qui come prodotto tipico c'è l'olio della Sabina DOP, mentre in passato, durante l'epoca della guerra, insomma, dei moschetti, questa zona era fortemente sfruttata proprio per la pietra focaia, in quanto venivano costruiti accendini e ovviamente tutti i meccanismi per far partire un moschetto, un fucile. Attualmente il castello non è più abitato dai nobili, è sotto ristrutturazione, quindi è chiuso. Se volete venire a visitarlo non potete visitarlo, quindi aspetteremo che il castello sia aperto per poterlo visitare, per poterlo visionare. Ma se comunque volete venire a visitare il borgo di Montenero, si trova sulla Salaria, circa un quarto d'ora dalla Salaria, quindi la strada che vi porta verso Rieti. E il borgo è piccolino, però comunque è molto carino, molto turistico, ha due vie, ma sono veramente molto belle, molto caratteristiche. Poi ovviamente c'è il castello con un bellissimo giardino che, insomma, corre tutto intorno, e se volete venire fateci un giro perché merita davvero tanto.